La provocazione di Lars von Trier porta lo spettatore a farsi strumento di tensione distruttiva nei confronti della società e di se stesso. È qui che comincia l'erosione dell'identità. Io credo che abbiamo parlato abbastanza del modo in cui ricordiamo di aver visto le cose. Perché non parliamo della vista? Cosa non va? Sì. Cosa di cui vado a finire, Grace? Non pensarlo nemmeno. Sei innamorato di me? Uno stato in cui il corpo reagisce meccanicamente. Ho dormito troppo. Ho dormito troppo. Ogni essere umano deve rendere conto delle proprie azioni? Quasi tutti i cittadini ma non di gli sesso dai neanche la maschile possibilità. E questo è estremamente arrogante. Ho dormito troppo. Bene e male non sono più valori che possono essere rappresentati come gli opposti di un continuum, e la resistenza fisica e morale dello spettatore è sedotta a percorrere il disagio dell'azione irrazionale che la natura umana porta con sé.